apro questa brevissima parentesi. Ora, esce fuori questo documento interessante, l'anno scorso, che si chiama del nuovo contratto sociale per l'educazione dell'UNESCO. Non so se l'hai visto. Varrebbe la pena leggerlo, perché dice una serie di cose interessanti. Dice, noi finora abbiamo sbagliato tutto, dal punto di vista educativo. Uno, dobbiamo disimparare quello che abbiamo insegnato fino adesso. Due, dobbiamo smettere di fare un'educazione per la crescita. Tre, dobbiamo smettere di parlare, come dire, di consumi. Quattro, dobbiamo smettere di parlare di PIL. Cinque, dobbiamo invece valorizzare e creare le condizioni per la cooperazione degli studenti, dei discenti e degli insegnanti per mobilitarsi contro il cambiamento climatico e la crisi ecologica. Ditemi se sta succedendo questo nelle scuole. Il problema è che non si deve più insegnare il tema della crescita, che bisogna crescere economicamente, che bisogna consumare di più. Dobbiamo smettere con le scienze che insegniamo, che sono sbagliate. Questo è il problema che pone l'UNESCO. L'UNESCO ti dice, noi dobbiamo smettere con questo tipo di educazione. E poi ti dice anche che dobbiamo favorire l'educazione. Pensa, uno dei capitoletti di questo documento sulla una nuova prospettiva comune sull'educazione, il contratto sociale, eccetera, dice, noi dobbiamo occuparci degli insegnanti e delle infrastrutture scolastiche. Pensa che noi diamo i soldi alle squadre di calcio piuttosto di investire sulle scuole, capito? Su scuole che stanno cadendo a pezzi. Allora, noi siamo, no, in una situazione che ci riempiamo la bocca di una retorica, no? Che faremo. Stiamo spendendo miliardi di euro del PNRR, 200 miliardi, su cose assolutamente inutili. È una roba vergognosa. Vergognoso.